volevo sapere se ti può interessare nel futuro, come possibile sviluppo, di intraprendere una carriera magari anche come regista, non solo di altri episodi di Chuck, insomma, di allargare l'esperienza, dato che abbiamo già molti esempi di attori famosi che sono diventati registi, vedi Clint Eastwood. Lo stesso Robert Downey Jr. ha detto che è molto interessato all'esperienza. Grazie. Yes, I wanted to direct for a long time. I grew up doing theater and directed some theater, but in Hollywood, I've been acting in Hollywood for about 10 years and always wanted to direct, but was waiting for the right opportunity. And when you're Chuck on Chuck, it helps, you know? So the third season came around and I asked the studio, hey, you know, I've watched a lot of the directors come through here and direct episodes, and I think I know enough. And the cast and the crew and the producers and the writers all said, yeah, we trust Zach. Those fools, I fooled them. And so they let me direct episode 9, which I was very happy that I got episode 9, because it was a really, the story was very meaningful. And finally having Morgan find out the secret about Chuck was just very poignant for our show. Anytime something that big happens, you know? And especially since our friendship, Chuck and Morgan's friendship had suffered so much because I had to lie to him all the time. It was a really, really great episode, and I really enjoyed the experience of directing. It was very difficult at times. You know, I'm behind the camera, and then I'm running in front of the camera, and then I'm behind the camera, and, you know, making sure everything was the way I saw it. But I had a lot of help. The crew and cast were very, very helpful and very supportive, and I hope to direct for the rest of my career. I don't ever want to stop acting, I don't think. I love acting very much, and it's a creative outlet that I've always enjoyed and hope to continue doing. But like Clint Eastwood, you know, he continues to act and direct. Mel Gibson act and direct. A lot of actors, even in television now, you know, they do a lot of episodes of various shows, and so I hope that I get to continue to do that, yeah. Sì, fare il regista è qualcosa che coltivavo da molto tempo, era un mio sogno. Io sono cresciuto facendo teatro e ho anche diretto dei lavori a teatro, e negli ultimi 10 anni ho lavorato come attore a Hollywood e ho sempre aspettato il momento giusto, era sempre stato in una parte di me voler diventare regista. Aspettavo proprio questa opportunità, e sai, beh, quando poi tu fai il ruolo di Chuck in una serie che si chiama Chuck, questo aiuta. E alla terza stagione, all'episodio 9, mi è stata data questa opportunità. In realtà io ho chiesto allo studio di produzione se potevano darmi questa opportunità, gli ho detto ormai è già la terza serie, ho visto come lavorano gli altri registi, penso di sapermela cavare, e sia il cast che la troupe che i produttori, li chiamerei pazzi forse, ma hanno creduto in me, e sono proprio felice di avere diretto il 9° episodio, perché la storia è molto intensa. È la storia in cui Morgan scopre il segreto di Chuck, quindi è molto importante, anche perché c'è la loro amicizia, l'amicizia fra Chuck e Morgan, che è messa un pochino a repentaglio, perché lui ha sempre dovuto tenergli questo segreto, quindi ha dovuto mentire anche se è suo amico. E comunque è stata un'esperienza bellissima, mi è piaciuta molto. A volte, sono onesto, era difficile stare dietro le telecamere e poi correre davanti alle telecamere a girare la scena, però sia la troupe che il cast e gli altri colleghi mi hanno sostenuto tantissimo, quindi spero di continuare questa carriera per tutta la mia vita. Non voglio mai smettere di recitare, perché è una cosa che mi piace, faccio con passione, ma come gli esempi che hai citato tu, ad esempio Clint Eastwood o Mel Gibson, possono fare entrambe le cose, alternare un po' di regia alla recitazione. Do you hear about the bird? Because everybody knows that the bird is the world. Sorry.
good question. Well, so yeah, every year I have to shave every day for Chuck. Chuck has to shave every day. And so when the season ends, I don't want to shave anymore. I want to give my face a break. And so I was just growing the beard out and then got the opportunity to come and do press out here. And in Spain, I didn't have to shave it, but in Italy, for the promos for Steel, because I dressed up as Chuck for the promos. And in the beginning of season three, you all saw that Chuck had a beard and a big Lebowski robe. But in the, you know, Buy More Whites. Nice dress up, by the way. Who likes the beard? Who likes a little beard? Who likes a little beard? Okay, a little beard it is. I love all of you. I mean, I'm serious. Thank you very much. I feel your love.